Io partirei dal contenuto e dalla bontà dell'emendamento che mira a salvaguardare le strutture comunali e a restituire ai cittadini e agli sportivi e alle società delle strutture fondamentali per poter praticare lo sport e la cultura. Detto questo, sui tempi dell'emendamento mi sono già espresso in aula, i tempi erano ristretti perché entro il 30 doveva passare l'emendamento, altrimenti si sarebbe un po' spostato il termine per poterlo emendare, si sarebbe andati a gennaio 2015. Quindi con indubbi ritardi, quindi i tempi sono stati ristrettissimi anche per noi, dovevamo verificare la praticabilità dell'emendamento e anche al nostro interno abbiamo avuto poco tempo per poterlo presentare così come era giusto fare, quindi direi sono dispiaciuto e l'ho detto in consiglio per non il mancato coinvolgimento, magari il coinvolgimento come avremmo voluto, che è una cosa diversa da... In conferenza dei capigruppo non lo si poteva nemmeno accennare ai colleghi. Diciamo che ci stavamo lavorando e quindi non ritenevamo opportuno, non c'è stato il tempo per poterlo presentare anche a loro. Fermo restando che era nostra volontà, magari questo è stato detto anche in consiglio, coinvolgere l'opposizione, magari l'opposizione voleva una condivisione diversa, ma dire che non c'è stata una condivisione forse è sbagliato, non c'è stata la condivisione così come avrebbero voluto e forse come avremmo voluto noi stessi. Ah, e l'opposizione ha contestato anche la stima dei 500.000 euro che loro definiscono approssimative in quanto non ci sono delle misure, non ci sono state delle stime ben precise. Diciamo che delle prime stime ci sono state, ma non sono dati ufficiali e quindi non è stato opportuno diffonderli all'esterno. Abbiamo un'idea di quelle che sono le valutazioni, poi dipenderà anche dalla modalità e dal tipo di intervento che si vorrà fare sulle strutture. Forza Italia, tutta l'opposizione, ma Forza Italia in particolare, sostiene che il mutuo sarà l'ennesimo mutuo che graverà sulle spalle dei cittadini e dei contribuenti accesi. E se parliamo dell'ennesimo non parliamo di mutui che ci riguardano, quindi parliamo di mutui che riguardano la vecchia amministrazione, ma non vogliamo entrare in questa polemica. Noi abbiamo fatto un mutuo per restituire alla città dei beni che fanno parte del patrimonio della città stessa, quindi andiamo avanti in coscienza della bontà dell'azione, magari qualcuno discute il metodo, ma su questo ci siamo già espressi e penso che sia abbastanza chiara la nostra posizione, fermo restando che il mutuo è un mutuo provvisorio, almeno è la nostra intenzione, perché l'intenzione e la volontà, e ci adopereremo in tal senso, è quello di estinguere il mutuo nel caso in cui venga riconosciuto lo stato di calamità e nel caso in cui l'assicurazione intervenga sulle strutture, vedi Teatro Maugeri.